Facciamo una panoramica sugli stili di tiro personalizzati. Vediamo qua Leo Peterson col suo ancoraggio, che è esattamente l'ancoraggio che io insegno ed è un ancoraggio utilizzato da tantissimi atleti di altissimo livello. Vediamo, perde un pochettino all'anulare, ma gli svedesi si sa tirano sempre, soprattutto con indice medio. E niente indice all'angolo della bocca, ma un bel ancoraggio sotto la mandibola. Ancora adesso, purtroppo, moltissimi istruttori cercano di avere uno stereotipo per quanto riguarda l'arco nudo che non è estremamente performante. E qua Leo Peterson ce lo dimostra, nonostante un rilascio un pelino aperto, però è di grande, veramente di grande classe. E qua vediamo il sottoscritto, anche lui il suo tiro non è perfettamente, non lo si può definire perfetto dal punto di vista artistico, ma se comunque ha 71 anni è ancora performante. E questa è una costruzione ovviamente che nel tempo ha portato a una grande coordinazione nei movimenti, che poi è quello che serve effettivamente nel tiro. Tra poco vediamo anche senza Dragona come il riser rimane perfettamente dritto. Ora vediamo delle immagini. Questa è Giulia Mantilli, recordman italiano. Record italiana con 640 punti nei 50 metri, e qua la vediamo più in azione in quel frangente, e vediamo che anche lei ha uno stile di tiro personale ma altamente performante, un bravissimo al suo coach che l'ha sistemata nel modo migliore per ottenere il massimo della performance. Ora parliamo un po' di tiri a piedi uniti e di T. Ecco, qua vediamo Timo Leskinen, che è un grandissimo, enorme campione finlandese. Non solo lui tira a piedi uniti, ma anche qua vediamo Alessio Noceti, Alessio Fresco, che ha fatto poco fa 350 punti nell'Under Field, quindi diciamo un punteggio di tutto rispetto. Qui vediamo Elisa Medico, degli Arcieri delle Alpi, e anche lei mi pare che i piedi non siano divaricati, ma sia in perfetto equilibrio con i piedi uniti. Veramente chi recita al contrario purtroppo non ha ben capito gli equilibri. Qua vediamo Stefania Coppo quando tirava, ancora un po' agli albori della sua grande carriera arcieristica. Non dimentichiamo che Stefania Coppo è stata agli europei Hunter Field, dove si è comportata molto bene, è arrivata tra i primi 10, quindi una mia allieva che mi ha dato veramente grandissime soddisfazioni. E anche qua le leve sono molto lunghe, il gomito per forza doveva stare assolutamente alto, e vediamo anche la testa perfettamente ferma e abbiamo ottenuto il massimo possibile. Ok.